L'altro che ha fatto abbastanza discutere è questo. Voglio sentire anche la vostra opinione. Direttamente le immagini del VAR. Ferma. Ha fischiato rigore. Paolo, aspetta, Vai. Pallo di mano. Vai, perfetto, allarga. Pallo di mano. Perfetto, l'allargo. Per me è Paolo di mano. Questa no, non me la vedere un'altra. Fammi vedere un'altra. Ok, ti metto la stessa. Dammi la retro. Non mi devi dire nulla. Vai. Non mi devi dire nulla. Vista? Stai tranquillo. Paolo, il braccio è largo e la prende sul polso, quindi calcio di rigore confermato, perfetto. Allora, dal punto di vista arbitrale vi faccio notare solo un paio di cose, che sono degli errori tecnici, procedurali, mettiamolo così, che possono fare la differenza comunque sia. Qui stiamo parlando di una zona grigia, come vi ho detto prima, dove la dinamica è più importante della posizione. Il VAR, dopo che l'arbitro ha fischiato, anzi se volete guardiamo anche questa ribattuta, gol. Okay. Aspetta, come lavora il VAR, cioè il VAR blocca subito nel momento in cui viene fatto il rigore, viene verificato subito il portiere, quindi le valutazioni sono molto rapide per quello che questo è solo per farvi vedere come lavora il VAR in fase di rigore. Dicevo, l'errore che è stato fatto qua è che non è stato visto in dinamica, dove vi ho detto invece che in queste zone qua, cioè quelle grigie, la dinamica è più importante della geometria, e quindi nel momento in cui l'arbitro fischia rigore ed è stata una valutazione di campo, il VAR per tocco di braccio, e dopo vedremo anche l'interpretazione del VAR, braccio discretamente largo, lo giudica, dice ok, è supportabile, sono d'accordo con quello che tu fai in campo. La domanda che vi faccio io è: per voi questo è punibile o no come posizione, come dinamica? Cioè un giocatore che in questa posizione sta difendendo, presidiando uno spazio e la palla gli viene a sbattere contro per una deviazione improvvisa, come lo classificate? È la stessa classificazione che abbiamo dato noi. Questo è non rigore. Per noi è un errore in campo giudicarlo. La difficoltà è l'utilizzo o meno della tecnologia per toglierlo. Siete d'accordo nell'utilizzare la VAR qua per farglielo rivedere? Perfetto. Siamo d'accordo allora. Paragoniamolo a questo, ovviamente. Cioè, se quello di prima così è non rigore, paragoniamolo a questo. Aspetta, a me la velocità normale. Guarda l'incontro. Allora, da qua si vede un po' meglio probabilmente. Sono convinto, certo, che il rumorio, il brusio che è venuto fuori sia dovuto al fatto che è stato lo stesso giocatore che ha fatto per 3 volte consecutive un tocco tra braccio e mano. Domanda, in base a quello che ci siamo appena detti, come posizione, è da punire o no questo? Ci sono dei dubbi? Perfetto. Questo è quello che... Ovviamente questi 3 episodi sono quelli che hanno creato tutte le polemiche, dove in realtà mi state dicendo che siamo d'accordo. Siamo, non sono, siete, siamo. Cioè la vediamo alla stessa maniera, tranne uno. Bastava secondo me per evitare tutti questi tutti i dubbi che nella circostanza precedente si fosse detto. Sono d'accordo. C'era stato un errore di valutazione allora, nella partita. Ne parliamo adesso velocemente. L'obiettivo, perché sennò, ne parliamo adesso velocemente. L'obiettivo nostro, l'ha accennato prima Presidente, nostro è quello di poter comunicare il prima possibile degli episodi che sono controversi. Ovviamente non tutti, perché sennò la richiesta è voglio che mi spieghi quello. Cioè, non è quello. L'obiettivo è far chiarezza. Siamo qua per far chiarezza. Facciamola. Diciamo anche semplicemente dove sbagliamo. E accettiamo però che io possa dire abbiamo sbagliato. Guardi, io credo che non si accetta l'errore, perché come abbiamo già detto l'anno scorso, noi arbitriamo le partite in allenamento, quindi la difficoltà degli arbitri la capiamo.
purtroppo quando c'è una differenza di valutazione, quello poi crea ancora più polemica. D'accordo al 100%. E il problema ancora maggiore è: se ho 10 casi di fallo di mano, di cui 3 simili, e questi 3 simili sono 2 da una parte e 1 dall'altro, e non diciamo che quello sbagliato è quello che abbiamo messo di là, ma dobbiamo metterlo all'interno di andava di qua, vi si crea casino. Quindi no, ma più che altro poi si perde di credibilità nel giocatore, diciamo, perché noi riportiamo dicendo, quello che ci dite voi. Se non diciamo dove sbagliamo, si crea casino. Questo è sicuramente il primo passo, ma io ho sempre cercato di farlo onestamente. È che bisogna poterlo farlo con più frequenza. E l'obiettivo che appena detto all'inizio della riunione Presidente è proprio questo. Magari riusciamo già dal girone di ritorno, forse anche prima, a comunicare, a parlare degli episodi controversi che creano confusione, qual è la nostra impostazione, che spero e mi auguro che sia condivisibile. Prego. Senti, sì. Allora, parliamo chiaro, avete sbagliato in Napoli-Atalanta? Napoli-Atalanta il gioco andava interrotto, certamente, non ci provo. Ok, bene. Guarda, dopo questo potrei alzarmi e andare via, perché sono contento di sapere, di sentirvi dire che avete sbagliato. Il problema, secondo me, è uno solo. Abbiamo parlato di regolamento, il regolamento è abbastanza chiaro, quello che di forma diventa l'interpretazione, quindi l'arbitro può dare un'interpretazione, noi che tante volte siamo di parte possiamo dare un'altra interpretazione, ma il problema secondo me principale è chi arbitra le partite, chi arbitra le partite, questo che vogliamo sapere, perché a volte ti dico, l'impressione mia è che a volte le partite o determinati episodi li decide il VAR, tant'è che in alcuni commenti c'è il VAR che dice per me era rigore. No, secondo me non deve, è l'arbitro che deve decidere le partite. E ti dirò di più, nelle designazioni, io so per certo che, tanto per fare dei nomi, Rocchi arbitra la partita, Orsato arbitra la partita, altri arbitri con meno esperienza sono più condizionati dal VAR. Allora può essere pure che un assistente VAR con esperienza decida lui la partita, come arbitrarla, e questo è sbagliato secondo me, perché altrimenti gli arbitri non crescono. Io voglio essere sicuro al 100% che è l'arbitro che è sul campo che decide le partite. Allora se c'è un episodio controverso, il VAR non può dire per me era rigore. Sulle situazioni oggettive sì, avete detto il fallo in attacco è sempre mano, allora non c'è bisogno che l'arbitro vada a rivedere, ma se c'è un episodio controverso dentro l'area, una posizione così o così, non lo può decidere il VAR. Il VAR deve essere uno strumento di supporto della decisione dell'arbitro. Grazie. Allora, siamo d'accordo al 100%. Aggiungerei solo una considerazione su quello che è stato detto, che laddove il VAR dice la sua, o la dice perché, come hai giustamente detto, è una situazione oggettiva e quindi deve dirla direttamente all'arbitro, oppure la dice quando l'arbitro in campo gli dice tu come la pensi, come la vedi, cioè dopo una conseguente domanda dell'arbitro al VAR. Ed è capitato, per carità, anche nell'ultimo episodio che abbiamo visto del rosso, ma non l'ha detto prima che l'arbitro fosse davanti al monitor e avesse cominciato. Al netto di questo, che non voglio creare polemiche, la certezza che arbitra il campo l'arbitro dovete averla, non potete pensare che non sia così, perché è vero che io ho dei talenti come Rocchi, come Orsato e come altri giocatori, così come avete voi nelle vostre squadre dei talenti che sono diversi da altri giocatori, fa parte della rosa di una squadra, ed è vero che io ho bisogno che le partite più importanti le facciano i talenti, oppure quelli che giovani diventeranno un talento, indubbiamente. Non possiamo pensare che gli arbitri siano tutti uguali, ve l'ho detto prima, la differenza la fa il fattore umano, è inevitabile. Non posso pensare di avere 20 arbitri identici, non posso pensarlo, indubbiamente, ma non lo pensate neanche voi, giustamente come è stato detto. Finisco. Se Rocchi, nel caso, si fa influenzare meno, è anche una questione di personalità, indubbiamente, e di esperienza, indubbiamente.
Ma non pensiate che uno più giovane non abbia la stessa personalità o lo stesso modo, probabilmente anche un body language diverso e sembra anche più spaventato, delle volte può sembrare. Uno che arriva in Serie A ha un'esperienza molto grande, ci arrivano persone con delle grandi qualità, poi ci saranno sempre i talenti rispetto ai buoni giocatori, quello fa parte anche della vostra rosa, senza dubbio. Spiegato, ho detto che io voglio accettare l'errore di Giacomelli, come accetto l'errore di Rocchi, ma non accetto l'errore del VAR, questo non lo accetto, l'errore lo deve fare l'arbitro sul campo. Concettualmente lo capisco, non lo capisco come concetto, ma non capisco cosa vuol dire l'errore del VAR, cioè parliamo sempre di situazioni che sono da valutare, sono da verificare, non da verificare, cioè non è semplice, ragazzi, fare il VAR. Un momento solo, finisco. Ho sentito dire in diverse, tantissime anzi, interviste post partita, perché non lo va a rivedere così siamo più tranquilli? Dopo vi spiego il perché. Dopo ve lo spiego perché ci sono ancora delle slide da vedere e degli episodi da vedere. Però non è l'obiettivo del VAR. Il VAR non deve servire per farvi stare o farci stare più tranquilli. Il VAR deve intervenire solo per le cose chiare, perché se no diventa troppo. Domani, come giustamente dici, voglio che mi arbitri e sbagli Rocchi in campo, che è quello che vogliamo tutti, se non facessimo così, domani arbitra solo il VAR fuori campo, che è ancora peggio. E non è l'obiettivo. No, mi consola il fatto che non è un obiettivo, che rimanga l'arbitro, diciamo, allora, il principale, diciamo, protagonista. Assolutamente sì, assolutamente, ma senza ombra di dubbio sì. Questo velocemente lo facciamo, è per far vedere quando c'è il fallo di mano della persona che ha il braccio appostato giù, vi faccio questo esempio per farvi capire che questa è la zona limite, tutte le braccia che sono di qua non sono punibili mai, quando da qua si va sopra diventa punibile, ovviamente ancora di più se si parla di un braccio esterno, cioè il regolamento permette al giocatore che fa la scivolata di fare questo giochino qua, fino che siamo qua è regolare, da qua in poi diventa punibile. Faccio vedere l'esempio di punibilità. Credo che siate d'accordo tutti che questa è paragonabile a una parata. Scivola e comincia le scivolate sicuramente giusto, mantenendola e facendo questa cosa diventa punibile. Capisco che voi diciate dinamica, non dinamica, ok? Sappiate che fare una scivolata è un rischio, ovviamente, perché è disperato, vuol dire cercare di fare di tutto per far sì che la palla non passi. Se l'obiettivo è far sì che la palla non passi, quando lo si fa con un braccio nella zona rossa, come vi ho disegnato prima, diventa punibile. Se nella zona verde, non è mai punibile. È una cosa oggettiva anche questa. Altro episodio controverso e difficilissimo. D'accordo? Adesso ve ne faccio vedere due che creano problemi perché il regolamento è scritto così. D'accordo? Vai, dietro! Vai! Niente, tiro, petto, ginocchio, vai, no, niente, niente, vai. L'arbitro non si è reso conto, di base. Il VAR sta verificando. Viola, viola. No, subito dopo. Sì, sì. Subito dopo la riprende. Aspetta, Paolo, dammi il via, che l'altro, aspetta, Paolo, aspetta. No, no, aspetto io. Aspetta, qua si toccano, cioè, fammi vedere da dietro, dammi un'altra immagine da dietro. Altra immagine dietro, fermala sul punto di contatto, vai. La prende quello della Fiorentina col piede. Fai vedere quest'altro. Questa forse ti dice se esattamente lo prende con la. Vai Paolo. Aspetta un attimo. Questa la prende di mano, ragazzi. Vai piano piano. No, ma se vuoi averla la conferma, punto di contatto, l'altra. Aspetta, c'è una super slow. Vai. Questa è mano, ragazzi. Davide, mi senti? Davide, ok. Togliamo il volume. Indubbiamente, questo è un episodio molto difficile. Il braccio è molto largo, è messo per contrastare un avversario, non per aumentare la superficie del corpo, e allo stesso tempo, facendo così, va a invadere lo spazio dell'avversario, perché è sul petto dell'avversario. Difficile, è tutto difficile.
Questo è, sono quegli episodi borderline dove qualunque cosa decidi in campo deve essere la cosa valutata in campo, per quanto ci riguarda. Qui l'intervento del VAR c'è stato perché l'arbitro non aveva visto. Cosa dite voi? Ditemi la vostra. Siamo discretamente d'accordo, nel senso che il VAR qua è intervenuto solo perché l'arbitro non aveva controllato, quindi non avendo visto e giudicato una situazione potenzialmente rischiosa, a inizio campionato, risottolineo anche questo, con un cambiamento così grande, un braccio messo in questa posizione, ha preferito farglielo giudicare a lui per dar quella garanzia che è stata detta prima, cioè deve arbitrare l'arbitro in campo, non chi è davanti al monitor. Però sicuramente qua stiamo parlando di un episodio molto complicato, molto controverso, dove la decisione del campo deve rimanere. Se l'arbitro decide che è rigore, rimarrà rigore, se l'arbitro dirà che è punizione, no. E ripeto, qua sono quei casi limite che purtroppo il regolamento non ci dice è così o così, dobbiamo metterselo in testa. Io se intervengo su un episodio come questo, vi posso spiegare i criteri, vi posso spiegare le cose, ma tendenzialmente quello che è più importante è la dinamica, è quello che percepite anche voi. Non c'è intenzione di aumentare la propria superficie del corpo? No, c'è l'intenzione di andare a contrastare un avversario. Quindi, ripeto, è complicato. Questo è sicuramente uno dei più complicati, così come quello dopo, questo. Buono. Ah no, è rimpallo, è rimpallo, ok. Allora, lui non lo vede mai, è rimpallo, non lo fa niente, ecco. Senti, ma ce l'ha. Aspetta un attimo, Rosario. C'è anche la puoi riprendere il gioco? Bassi. Il VAR l'ha controllato, l'arbitro l'ha controllato, ha spiegato, il VAR ha detto puoi riprendere il gioco subito. È una posizione del braccio ancora grigia, cioè non è sopra l'altezza delle spalle, quindi in quella zona dove la dinamica è importante. Che dite? Siamo d'accordo, perfetto. Come? No, alla fine, se condividiamo e conosciamo le regole e i criteri, credo che siamo molto più simili come... Non c'è un avversario nei pressi... Non conta. Non c'è, non il regolamento non parla delle... possibili conseguenze dopo un tocco braccio, cioè, quindi l'ho detto all'inizio in quello di De Ligt, se c'è un avversario dietro che potrebbe arrivare sulla palla o meno, se invece questo braccio è nel challenging per l'avversario, che parliamo di un altro scenario, e quindi per evitare che lui vada a contatto, lo cerco io, mi prendo un rischio io, è diverso, ma qui ovviamente l'attitudine, la dinamica è quella di andare a proteggere probabilmente l'uscita del portiere. Non avendo nessuno, se la proteggo con uno che è attaccato a me e quindi per ostacolare lui metto il braccio in una zona pericolosa, è un altro discorso, un altro scenario. Finiamo l'argomento falli di mano con una cosa, spero che vi possa aiutare, cioè come il VAR interviene e il perché il VAR interviene. Ci sono dei criteri che sono molto importanti e noi abbiamo analizzati tutti gli episodi dove l'arbitro non fischia, cioè quindi quando l'arbitro non ha preso la decisione, non ha punito il fallo di mano, se il fallo di mano dell'attaccante, cioè tocco di braccio col pallone dell'attaccante, la linea di intervento del VAR è oggettiva, come avete detto giustamente prima, potrebbe essere addirittura una comunicazione annulla la rete, non importa neanche che lo vai a rivedere. Quando parliamo, quello che ho detto prima, delle braccia molto alte oppure delle braccia molto attaccate, la linea di intervento del VAR è molto semplice perché sono criteri oggettivi e non tanto dinamici come abbiamo detto prima, solo se c'è la giocata intenzionale, bla bla bla. Quello che fa la differenza sono tutti gli altri, le zone grigie. La linea di intervento del VAR deve essere un pelo più alto in funzione di quello che abbiamo appena detto qua, cioè quello di Fiorentina-Napoli, se non interveniva era meglio, l'asticella deve essere decisamente più alta, ok? Così come quando l'arbitro fischia, parto dalla zona grigia, la linea di intervento del VAR è ancora un pelo più alta, cioè per far sì che possa intervenire deve esserci un'immagine chiara che fa vedere che la decisione del campo è sbagliata, ok? E il più delle volte questo succede quando c'è o una giocata, cioè vuol dire che l'arbitro ha punito un braccio alto e mentre prima c'è stata una giocata intenzionale del giocatore, piuttosto che il braccio non ha toccato, la palla non ha toccato il braccio,
È chiaro? Questi sono dei criteri che non sono parametri a tenuta stagna, cioè dopo c'è sempre la sensibilità dell'arbitro, ovviamente del VAR, che può fare la differenza, però sono criteri tali per cui potete aspettarvi o meno l'intervento del VAR, d'accordo?